obsoleta. Ragazzi, naturalmente questo video contiene spoiler ed è adatto soprattutto a chi ha visto la serie, soprattutto l'ultimo episodio. Chi non segue la serie non ha molto senso che segua questo episodio, perché comunque racconto di personaggio appunto della serie, che è Savitar, questo Savitar, il dio della velocità. Ma se non avete mai visto Flash è inutile che guardate il video, ma mettete comunque un bel like, che avrete fortuna se metterete like, fidatevi. Ciao a tutti ragazzi, Rix, oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo in un video in cui vi spiego chi è Savitar. Per chi segue la serie di The Flash, tutte e tre le stagioni, adesso è ancora in corso la terza, e ha visto l'ultimo episodio, ovvero il 20° episodio, avrà notato che nell'ultima scena vediamo Savitar che esce dalla sua armatura, visto che non è comunque un dio, e questo lo avevano già spiegato. Insomma, esce dalla sua armatura e si mostra a Caitlyn, che ormai è diventata Killer Frost. Questa rimane strabiliata e dice che farà tutto quello che gli verrà chiesto. Da questo possiamo dedurre naturalmente che la persona che è uscita dall'armatura è una persona cara a Caitlyn, in questo caso Killer Frost, perché anche se Killer Frost gli obbedisce, quindi deve essere una persona molto importante. Molte notizie dicono che sia Ronnie, ovvero l'ex fidanzato che poi si è sacrificato quando c'è stato un wormhole in Central City, ma comunque dovreste saperlo se avete visto la seconda stagione. Appunto, è successo questo incidente, lui è scomparso e molti dicono che si è intrappolato nella Speed Force o nella forza della velocità. In pratica tipo un posto al di fuori dello spazio e del tempo dove ci possono arrivare solo i velocisti. E in questo modo appunto Ronnie dovrebbe essere fuori comunque dalla storia, dalla linea della storia della serie. Però visto che Caitlyn comunque ne rimane strabiliata, ci possono essere delle possibilità che sia lui, perché quando lo vede ritornare di sicuro sarà contenta e quindi obbedirà a tutto quello che gli verrà detto appunto da esso. Ragazzi, naturalmente questo episodio nel cast di The Flash, la terza stagione, notiamo che c'è un personaggio, ovvero André Trikotex, se si pronuncia così, che qui dice che è nel ruolo di Savitar, però io credo comunque che sia nel ruolo di Savitar come stuntman, visto che comunque ha recitato anche in Deadpool facendo l'uomo quello tutto d'acciaio, che non so come si chiami, comunque appunto che reciti da stuntman quando è dentro l'armatura, perché comunque sarebbe un personaggio nuovo. Il suo doppiatore invece è Tobin Bell, anche questo credo che faccia la voce di Savitar sempre quando è nell'armatura, che ha quella voce robotica un po', è un po' tutto un robot alla fine, anche perché ha un'armatura, e secondo me appunto né la voce né il personaggio, quindi Andrea Trikotex, se me lo sono ricordato, sono top, e nessuno dei due appunto ricopre né la voce né il protagonista. Invece se appunto sono sia la voce che il protagonista, anche se la voce non credo proprio, poi magari nel senso è la stessa doppiatore, però comunque la voce è diversa naturalmente, perché è come quando Flash fa vibrare le corde vocali per cambiare la voce agli sconosciuti. Quindi se André Trikotex ha il ruolo di Savitar anche senza armatura, sarà un personaggio nuovo, non so quali collegamenti avrà con Caitlyn, dato quello che abbiamo detto prima. E invece altre ipotesi, oltre a quella di Ronnie, che secondo me è una tra le più sia accreditate, poiché appunto la reazione di Caitlyn parla tanto, o potrebbe essere il padre di Caitlyn, non per il fatto che prima che esca dall'armatura dica a Caitlyn, cioè a Killer Frost, figlia mia, ma proprio perché
il padre di Caitlyn è stato nominato poche volte e dovrebbe essere anche morto, se non sbaglio. Un'altra possibilità è la madre di Caitlyn, anche se quando è uscita dall'armatura sembrava un maschio, quindi la escluderei. Un'altra possibilità è che dentro l'armatura ci sia il Barry del futuro, futuro da cui è entrato Barry del 2017, nell'episodio appunto 20, ed è anche il motivo per cui viene spiegato il fatto che il Flash del futuro del 2024 non sa chi ci sia dentro l'armatura di Savitar, perché potrebbe essere lui. Nella sua, se possiamo chiamarla, biografia, viene detto che Savitar all'inizio era un pilota di aerei che, mentre stava testando un pilota supersonico, ha raggiunto la massima velocità, venne colpito da un fulmine e quando si schiantò nelle terre nemiche, tutto questo accade appunto durante la guerra fredda, quando si schiantò nelle terre nemiche scoprì che poteva sconfiggere i nemici ad altissima velocità e appunto divenne il dio del moto. Cercò di scovare qualcun altro con gli suoi stessi poteri e trovò Johnny Quick, che credo in questo, nella stagione, perché questa sarebbe la versione del fumetto, nel telefilm sia Jesse Quick a questo punto, e quando scoppiò la battaglia tra Jesse Quick e Savitar, poi arrivò Max Mercury che riportò che rinchiuse Savitar nella forza della velocità. Decenni dopo essere stato rinchiuso nella Speed Force, Savitar riuscì a uscire e scoprì che il suo culto era cresciuto molto. Allora decise di creare una specie di esercito di ninja guerrieri per andare a uccidere i Flash che c'erano in quel momento, ovvero Flash appunto, che era Wally West, poi Jay Garrick, quello che in questo che nel telefilm dell'universo 2, Johnny Quick e sua figlia Jesse Quick. Quindi credo che Johnny Quick sia il padre di Jesse, che però nel telefilm il padre di Jesse è il dottor Wells. Il gruppo di velocisti riuscì a fermare Savitar, ma per l'umiliazione subita decise di fare una gara contro Flash, ovvero Barry Allen, e in una gara appunto di chi perde muore, e in questo modo riesce a ottenere l'unione con la forza della velocità, quindi viene rinchiuso di nuovo, riesce ad evadere e Barry Allen, non ho capito perché, viene riportato in vita, quindi di nuovo c'è Flash. Credo che ormai fosse morto, perché se Savitar riesce a uscire dalla velocità ogni volta dopo decenni e decenni, ormai Flash muore dopo un po', non credete anche voi? Secondo me sì. E appena Flash appunto Barry Allen lo tocca, Savitar muore, così si disintegra. E poi si viene a scoprire che Zoom, ovvero l'anti-Flash della serie televisiva, cioè quello vestito di giallo, che però nel fumetto sarebbe Zoom, solo che l'hanno chiamato poi anti-Flash e poi di nuovo Zoom per allungare la serie, diciamo così. Praticamente anti-Flash, quindi Zoom nel fumetto, aveva alterato la forza della velocità dando a Barry non il potere, diciamo maledicendolo, e ogni volta che avesse toccato un altro velocista l'avrebbe ucciso, disintegrato. E però Barry ha ucciso solo Savitar in questo modo. Detto questo, ragazzi, non mi resta che vedere l'ultimo episodio, dire a voi di vederlo, quindi andate a vedere l'episodio 21 quando uscirà. Ricordatevi, mettetevi la sveglia sul telefono, prendete il telefono, mettete sveglia, devo guardare Flash, l'episodio 21 della terza stagione, che io non so quando esce, perché io guardo quelli sottotitolati, quindi è bello guardarli sottotitolati, perché guardi quelli americani che sono belli. Comunque, la puntata dovrebbe uscire sottotitolata, se non sbaglio, ragazzi, il 3 maggio, quindi siamo abbastanza vicini, e quella dopo poi il 10. Se volete un tutorial su come guardare Flash sottotitolato, o la terza stagione sottotitolata in italiano, cioè l'audio inglese però i sottotitoli sono in italiano, scrivetelo qua sotto nei commenti e io farò un video apposito.
Scrivetemi anche cosa ne pensate di voi riguardo a Savita. Quindi ricordatevi di mettere un bel like, passare da qua sotto nella descrizione su Instagram e Facebook, mettere un bel commento, non un like, un commento, vabbè, la stessa cosa, mettete anche like, un bel commento e scrivetemi cosa ne pensate di Savitar, se volete il tutorial su come guardare Flash del sesto giorno studiata in italiano. Condividete il video ai vostri amici per fargli sapere che è Savitar, anche se non ve lo dico, io vi do solo delle ipotesi. Yeah! Qui da Rix è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e Rix out!